Il meteo vi è offerto da... Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Continua la fase instabile che da alcuni giorni sta interessando la nostra regione ed in particolar modo i settori tirrenici ed interni, causata da una vasta circolazione ciclonica posizionata sull'Europa centro-orientale che da giorni viene alimentata da aria fredda in discesa dall'Artico e che oltre a favorire la discesa di perturbazioni verso il Mediterraneo centrale ha anche determinato un calo delle temperature, che continueranno ad essere al di sotto delle medie di qualche grado. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Venerdì, cieli regolarmente nuvolosi sui versanti tirrenici e zone interne del Cosentino e dell'Ametino, con piogge sparse anche a carattere di rovescio. Sul resto dei versanti tirrenici, parzialmente nuvoloso con possibili piogge. Altrove poco al più parzialmente nuvoloso senza precipitazioni degne di nota, temperature stazionarie o in leggero rialzo. Sabato, cieli regolarmente nuvolosi sui versanti tirrenici ed interni, con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale, con possibili deboli nevicate che potrebbero interessare le vette di Pollino e Sila. Sui versanti ionici, cieli parzialmente nuvolosi con possibili piogge. Temperature in calo di alcuni gradi. Ora analizziamo lo stato di mari e venti. Venerdì agitato il Mar Tirreno con venti sostenuti dai quadranti occidentali. Sullo Ionio mari mossi ad esclusione del Golfo di Corigliano che risulterà poco mosso, con venti di direzione meridionale. Sabato agitato il Mar Tirreno, sullo Ionio mari mossi ad esclusione del Golfo di Corigliano che risulterà poco mosso. I venti ispireranno sostenuti sul terreno deboli al più moderati sullo Ionio dai quadranti occidentali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento.